Hey guys, bentornati in questa nuova parte della Nuzlocke Challenge a Pokémon Rosso Fuoco. Nella scorsa parte abbiamo affrontato e sconfitto Agatha, grazie al coraggio del nostro Joel e sì, alla sua fortuna indecente. E ora siamo pronti per affrontare l'ultimo Super 4, il quarto Super 4, il più temibile tra i Super 4, il più super tra i Super 4. Signore e signori, ecco a voi il leggendario Lance. Lui utilizza Pokémon di tipo drago. E allora cerchiamo di prepararci a dovere. Ok, abbiamo Rab con rapida artiglia e direi che va bene così. Joel non ha strumenti. E non intendo dargli carbonella, dato che le mosse di tipo fuoco contro i draghi servono a poco. Quindi diamogli bacca prugna, anche perché Lance utilizza mosse come tuono onda. Ok, ora abbiamo Kim senza strumenti e per ora la teniamo così. Jackie ha bacca cedro che prendo. Neptune ha avanzi che prendo, Katie anche ha avanzi, ma lei la teniamo così. Ok, adesso diamo cintura nera a Jackie, ovviamente. Avanzi lo diamo a Kim. E per finire, bacca cedro la diamo a Neptune, che sarà il nostro asso nella manica contro Lance. Lance che dovrebbe iniziare con Gyarados, se non ricordo male, quindi il Rab è perfetto davanti. E noi siamo pronti. Salve Lance. Johnny, ho sentito parlare di te. Da chi? Dai tre super perdenti che ho distrutto prima di venire qui? Sono il capo dei Super 4, sono Lance, l'allenatore drago. Ok, ora non vorrei mancare di rispetto al grande Lance, ma con quei capelli più che allenatore drago sembri un allenatore pollo. I Pokémon di tipo drago sono mitici. Sono difficili da catturare e allenare, ma sono quasi imbattibili. E sarà proprio quel quasi a fregarti, caro Lance. Sono praticamente invulnerabili. Ok, ora non esageriamo. Sappi che ho un ghiacciolo al gusto Joel e non ho paura di usarlo. La tua sfida con la Lega finisce con me, Johnny. Wow, mamma drago non ti ha insegnato a non dire cose più grandi di te? Ed eccolo qua. Parte la sfida di Lance Super 4, che manda in campo Gyarados a livello 56. Vai Rab. Gyarados ha prepotenza, che non è un problema dato che noi lo fulminiamo con una bella mossa speciale che basta e avanza per batterlo, dato che Gyarados è debole per 4 alle mosse di tipo elettro e il rapid artigli ha fatto effetto, quindi ottimo. Abbiamo iniziato alla grande questa sfida contro Lance e ora è il turno di Dragonair. Contro Dragonair potremmo andare in campo Neptune e devastarlo con gelo raggio, però vorrei conservare Neptune per l'ultimo Pokémon di Lance, che ovviamente è anche il suo Pokémon più forte, quindi mandiamo in campo Joel e utilizziamo Dragartigli, che probabilmente non basta ad abbattere Dragonair in un colpo, ma in due spero di sì. Avanti Joel, dimostra a tutti che sei tu il vero drago qui, anche se in realtà non lo sei, non in questo gioco almeno. Ok, Dragonair usa Ira di Drago, abbiamo perso 40 PS, me ne farò una ragione. Ancora Dragartigli e goodbye Dragonair. Brutto colpo, non potevi pensarci prima? No, eh? Ok, fuori due. Ora il turno di Aerodactyl. Ovviamente mandiamo in campo Rab. E contro Aerodactyl dovrebbe bastare fulmine, giusto? Forza antica. Ok, non è molto efficace, ma spero non incrementi le statistiche di Aerodactyl. Perfetto, fulmine. E probabilmente ci saluta anche lui. E invece no, resiste con 2 PS come al solito, fulmine. Ok, va bene, usa pure ricarica totale su Aerodactyl e non su chi so io. Sul temibile chi so io. Ok, ancora fulmine, questa volta vedi di morire gentilmente. E invece no, anzi peggio di prima, fulmine. Ok, forza antica, niente brutti colpi. Perfetto. Goodbye Aerodactyl. Ok. Il nostro Rab sale a livello 51. Oh yeah. Ora il turno di Dragonair. Facciamo tornare in campo Joel e squartiamo anche quest'altro Dragonair con Dragartigli.
Perfetto, lui utilizza tuono onda. Ti piacerebbe, vero? E invece no, dato che noi abbiamo il potere della bacca prugna dalla nostra parte, quindi sorry man, ma questa volta ti è andata male. E un altro dragartigli. Ok, rimane un solo Pokémon a Lance. E questo Pokémon è Dragonite. Sì, voglio cambiare Pokémon. Dunque, mandiamo Neptune, però no. Pensiamo prima di fare mosse azzardate. Direi di mandare in campo Katie e piazzare uno schermo luce, dato che le mosse Drago come oltraggio sono speciali in questa generazione. Il problema è che Dragonite conosce anche Iperraggio, che è fisica in questa generazione. Ok, direi di mandare in campo Katie. Avanti Katie, you can do it. Ed ecco Dragonite a livello 60. Ok, vai con schermo luce. Dragonite usa oltraggio. Niente brutti colpi. Please. Ok, schermo luce è andata a segno. Perfetto, beh, mi sarei stupito del contrario. Comunque abbiamo anche avanzi. E a questo punto direi proprio di mandare in campo Neptune, che dovrebbe resistere bene al prossimo oltraggio, visto che abbiamo schermo luce attiva. E se siamo fortunati ora Dragonite si confonde. Vai con gelo raggio. No, non si è confuso, è col terzo oltraggio. Perfetto, adesso Dragonite si confonde e gelo raggio dovrebbe fargli molto molto male, essendo lui debole per 4 al ghiaccio. E wow, non ci credo, l'abbiamo congelato. Neptune, sei un dio. Ok, una bacca cedro che non è un problema. Gelo raggio, Dragonite nemico è congelato. Wow, cioè è destino che io debba avere una fortuna allucinante in ogni parte. Non so cosa farci, lo so, è odiosa come cosa, ma sinceramente a me non dispiace. E abbiamo avuto la meglio su Lance, Super 4. Ecco, odio ammetterlo, ma sei eccezionale con i Pokémon. Wow. Johnny, non posso ancora crederci, hai sconfitto i miei draghi. Ora sei il campione della Lega Pokémon. Davvero? O meglio, lo sarai. Molto spiritoso, Lance. Ma non prima di aver superato un'ultima sfida. Devi affrontare un altro allenatore. Il suo nome è... No? Ti prego, Lance, non dirlo. Non pronunciare quel nome. Please. Loser. Ok. Manteniamo la calma. Ha battuto il Super 4 prima di te. È lui, il vero campione della Lega Pokémon. Lance, ti sei fatto battere da colui che ha la stupidità nel DNA. Dal sovrano indiscusso di tutti gli idioti che popolano l'universo. Da colui che alla domanda quanto fa 2 più 2 risponde tostapane giallo. E pensare che ti stimavo una volta, Lance, e per una volta intendo circa 8 minuti fa. Ok, abbiamo battuto Lance. E ora Lance, che tra l'altro si è rivelato essere molto meno leggendario del previsto, e ora non ci rimane che affrontare il campione. Non riesco a chiamarlo in quel modo. Sì, il campione. E si decide tutto nella prossima ed ultima parte di questa Neslock Challenge. Un saluto da Johnny Nicor e statemi bene.